Ok, ciao di nuovo a tutti. Questo è un altro video di approfondimento sulle Parker. Vi avevo accennato nel video precedente che ho anche una Parker Classic. Vi farò vedere un po' la differenza con le Jolter. Questa l'ho acquistata con tutto il suo packaging originale di fine anni 80. E questa è la Classic. Viene chiamata Classic Flighter Chrome 3, quindi con i dettagli cromati, c'è anche quella dorata, ma mi piaceva questa qui, sempre made in USA. Io vado a ricercarmi i pezzi made in USA. Insomma, la Parker è nata negli Stati Uniti. Mi piaceva avere appunto tra la mia collezione qualcosa che fosse stato appunto costruito negli Stati Uniti. Ragazzi, in questa breve parentesi vi spiego un po' perché ho scelto di utilizzare le Parker Jotter. Beh, la Parker è stata da sempre il marchio ufficioso delle penne utilizzate al cinema, nel cinema hollywoodiano. E ricordo di aver visto una serie TV qualche anno fa, Mad Men. Il protagonista utilizzava Parker Jotter, non solo lui, anche i suoi colleghi d'ufficio. La Parker Duofold è stata utilizzata da Sir Arthur Conan Doyle per scrivere molte delle sue opere. JFK utilizzava Parker Jotter, insomma, per me è stata quasi una scelta automatica. Questa di fine anni 80, ha un refill comunque blu, sempre vintage, perché il simbolo Parker e l'originale, insomma, è quello storico, non è il simbolo Parker moderno. Ma comunque questa qui è una Parker di fine anni 80, basata sui codici. La Classic hanno finito di produrla verso la metà degli anni 90, è più slim rispetto a una Parker Jotter, un po' forse anche leggermente più lunga, magari sì, perché cliccando effettivamente la punta supera quella della Jotter ed è più slim, quindi dipende da come vi piace scrivere. Questo è il click della Jotter più secco. Questo è il click della Flighter, che è un po' più leggero. Certo, tra le mani quasi si perde, ma è molto molto maneggevole e ha un suo stile. Addirittura io ne ho viste altre sponsorizzate, insomma, con il logo della McDonnell Douglas, che ben si adatta al nome di questa penna, che è Flighter. La Parker Classic, a differenza delle Jotter, ha sempre l'interno del cappuccino ottone. E forse questo le dona un aspetto un po' più premium rispetto alle Jotter prodotte dal 1980 in poi, perché se vi ricordate, vi ho detto che dopo quella data il cappuccio interno delle Jotter è sempre stato in plastica. Questo è un refill appunto blu, sempre originale Parker. E mi piaceva l'idea appunto di avere anche un qualcosa di diverso rispetto alla Jotter, anche se io cerco praticamente tutte le Jotter made in USA. Come colore, questa qui, sempre il classico blu Parker, e rispetto ai nuovi refill ha un tipo di scrittura un po' più marcata, invece i nuovi refill hanno una scrittura un po' più fluida, anche se questo refill, al momento, pur essendo vintage, scrive abbastanza bene. Ovviamente, come dicevo, oggi si è abituati a scrivere tutto a computer, documenti Word io ormai li compilo tutti così, non compilo i form a mano, ma alla fine l'unica cosa che faccio è apporre la mia firma, nulla di più. Però magari se si trova a firmare un contratto, un qualcosa, è bello avere la propria penna, no? Che non sia una Biro da 50 centesimi. Questo è quello che avevo da dire in più su questo tipo di Parker. E onestamente al momento in borsa porto sempre questa qui, la Flighter. Mi piace che, insomma, che si rifaccia un qualcosa che riguardi l'aviazione. Un nome particolare mi piace, anche se questa Classic è più slim, quindi magari per chi non è abituato a questo tipo di penna così può dar fastidio, però nel tempo ci si abitua. Altrimenti la classica Jotter, sempre qualcosa di vintage.
e via così. Questo è anche un refill abbastanza sciolto e veloce, poi come impugnatura ci sta, insomma è un'impugnatura standard, va bene così. Bene, vi allego, come ho detto in questo video, come sempre, dove andare a controllare i codici. Grazie a tutti e aspettiamo la prossima Parker, ok? Ciao!